Nick, oggi ci sono i T-Days a Bologna, via Indipendenza, via Rizzoli e via Ugobassi, la famosa T, è chiusa al traffico, è tutto pedonalizzato, la gente cammina e si riversa con qualche problema per raggiungere il centro, visto che i mezzi pubblici ancora non sono proprio la massima efficienza per quanto riguarda Bologna, ma noi comunque siamo qui in via Indipendenza, angolo via Augusto Righi, per un altro motivo. Siamo davanti a un negozio della Wind dove ci sono alcuni dipendenti che stanno manifestando e gli chiediamo qual è il motivo. Con noi c'è Alessandro Anteghini. Allora, stiamo manifestando come hanno fatto i nostri colleghi in tutta Italia. Questa è una manifestazione bolognese, ma analoghe sono avvenute a Milano, a Genova, a Napoli, a Roma, perché in questi ultimi mesi l'azienda sta facendo uno studio di esternalizzazione di 1600 dipendenti, come detto. Esternalizzazione cosa significa in parole povere? Oltre a vendere un servizio, una tariffa, e i negozi magari vendono telefonini, stanno vendendo i dipendenti, cioè persone, come se fossero oggetti. La Wind è un'azienda completamente italiana, che cosa sta succedendo? Allora, in breve, la Wind era un'azienda totalmente italiana, nata da una costola dell'Enel, poi tutto a un tratto, questa azienda, che si poteva dire un'elite dell'industria dei servizi italiani, è stata ceduta all'estero a un proprietario egiziano che era tutt'altro che del campo, era un azionista, un finanziere, un grosso magnate dell'economia. Dopo qualche anno la stessa operazione è stata fatta e dall'Egitto, dal caldo egiziano, siamo passati in Russia, quindi dal caldo, dal Mar Rosso, siamo passati in Siberia. E questo che cosa porta? Un ulteriore finanziere, un ulteriore economista che adesso sta semplicemente facendo i conti e vede che i dipendenti, che sono quelli, come si diceva, che hanno creato col loro lavoro di giorno e di notte l'azienda, non sono altro che un costo dal quale, secondo la loro opinione, del quale si può prescindere, mantenendo tutte le strutture, quindi l'infrastruttura, la rete, le apparecchiature, mantenendole all'interno dell'azienda. I dipendenti, che sono quelli che queste infrastrutture le gestiscono e che ne mantengono la qualità, che ne mantengono la vita, loro tranquillamente possono essere venduti, buttati in un'altra azienda. Questa operazione che cosa può succedere? Che cosa può portare? Porta che nel momento in cui un'altra azienda si trova nella fattispecie 1600 dipendenti come siamo noi, li può nuovamente reinserire in un lavoro, in una commessa all'interno di Wind, li può quindi lavorare di nuovo per Wind, ma può tranquillamente farli lavorare per altre aziende, non necessariamente italiane. Il passato, anche recente, ci porta a un esempio di un'altra società che ha fatto un'operazione uguale, non so esattamente se 200 o 300 dipendenti ex di questa azienda sono finiti a lavorare in Romania. Ora, figuratevi voi se io, come tanti miei colleghi, figli, mutuo, famiglia, la vita sociale normale, perché come dicevo prima non siamo telefonini, siamo esseri umani, tutto a un tratto prendiamo su, noi il lunedì partiamo, andiamo in Romania fino al venerdì e torniamo qua. Allora, scusatemi ben tanto, che cos'è che stiamo a fare, a parlare di vita? Dobbiamo mantenere la qualità della vita, dobbiamo mantenere la qualità delle famiglie, dobbiamo fare dei figli, perché l'Italia è un paese che invecchia, e poi dopo ci cacciate tutti così in giro come se fossimo tante cellule impazzite in giro per il mondo. Per che cosa? Per l'economia globale? A quello che noi denunciamo, pare anche che nella regione Puglia l'azienda Wind abbia preso dei contributi, delle sovvenzioni statali per mantenere il livello occupazionale. Ora, come abbiamo visto anche in altri casi di esternalizzazione, è successo che per l'esternalizzazione del call center di Sesto San Giovanni in realtà questo si sia trasformato soltanto in un licenziamento post datato, perché l'azienda dove sono stati esternalizzati i nostri colleghi, perché erano nostri colleghi, dopo 3 anni, finito la copertura contrattuale
del passaggio è fallita e i nostri colleghi si sono trovati senza lavoro. Di fatto erano nostri colleghi e adesso non hanno più lavoro. Quindi avete capito, i dipendenti della Wind sono molto preoccupati. Aspetta Max, sì. Guarda, col telefonino aziendale collegato alla rete aziendale Wind, sì. Leggo proprio che sono state assegnate delle licenze per un totale di 3,9 miliardi, quindi la Wind ha speso circa 1 miliardo di euro e poi cosa fa? Boh, ci vuole esternalizzare, boh, bella cosa. Ecco, da una parte fanno investimenti per 3,9 miliardi di euro, dall'altra fanno esternalizzazione di dipendenti e mettono a rischio il loro futuro. Ci tenevo a dire un'ultima cosa in chiusura, a quelli che guardando questo video diranno il Movimento 5 Stelle cerca visibilità stando al fianco dei lavoratori, vi diciamo, ma vaffan.